contrariamente alla solidarietà alla CGIL da parte di tutto il Partito Socialista Italiano e quello interiese dove siamo, ma oggi non sono da solo. Nella nostra storia, insomma, la storia di questo paese, l'assalto alle camere di lavoro sappiamo bene che cosa vuole dire, una storia che non dovrebbe neanche essere spiegata, forse dopo i fatti di ieri va spiegata e va detto con forza che non ci sono né se né ma di distinguo da fare in situazioni del genere. Questo è un atto fascista, questa è la parola giusta per definirlo, che non si dica con una parola che è fuori moda, perché il fascismo purtroppo è un crimine che la storia ci insegna non passa mai di moda, si ripropone. E da ciò non voglio dire che ci sia il rischio di un'eversione immediata, però sono fatti molto gravi e vanno stigmatizzati con forza, determinazione e con coerenza. E mi fa piacere vedere stamattina tante persone, dalle rappresentanti delle istituzioni, dei partiti a semplici cittadini qua presso la sede della Camera del Lavoro d'Imperia, della CGIL, per esprimere la loro solidarietà, che è una solidarietà determinata. Ai fascismi non si fanno sconti. D'accordo con la proposta di scioglimento di Forza Nuova? Questa è una cosa che sta nelle mani della magistratura. Io ho sempre avuto personalmente dei dubbi sulla legittimità costituzionale di un partito che si richiama in maniera espressa ed evidente alle simbologie del ventennio, e quindi secondo me questo può essere un passo che chi di dovere deciderà, ma credo che sia l'ora di finirla con tollerare questi richiami a un qualcosa che è fuori dalla Costituzione, fuori dalla nostra legge. Non si può fare sempre il solito discorso, ma però forse sono cose vecchie. Non sono cose vecchie, la storia di ieri ci insegna che sono cose nuove, estremamente pericolose, e vanno capite e comprese prima che combinino dei danni che sappiamo bene quali danni possono essere per la nostra democrazia. Grazie. Grazie a voi.